se le democrazie fossero effettivamente laiche, un libro di questo genere sarebbe insensato. E resterebbe insensato anche se a chiedere la presenza della religione nella vita pubblica fossero solo le chiese, le varie confessioni, le varie religioni. Il problema invece si pone con urgenza quando a chiedere di restaurare una presenza delle religioni nella vita pubblica sono filosofi che per generazioni sono stati maestri di una democrazia radicale. Il caso più noto, più importante, che pesa di più è quello di Jürgen Habermas, che ormai va sostenendo che solo una presenza pubblica delle religioni potrà fornire quegli elementi di solidarietà fra gli uomini che ormai una visione rigorosamente laica e atea e disincantata, per usare il termine di Max Weber, della vita non è più in grado di fornire. Allora io credo che quando di fatto si crea una sorta di santa alleanza fra religioni che chiedono una presenza nella vita pubblica con toni sempre più perentori, pretendendo cioè che le norme della morale, le norme delle morali private, perché si tratta di morali private, delle diverse confessioni religiose diventino invece norme dello Stato e quindi siano vincolanti erga omnes presso tutti i cittadini e anzi li possano sanzionare anche con pene amministrative o addirittura penali, insieme a un mondo filosofico, pur respingendo queste richieste ultimative, fanno rientrare dalla finestra ciò che sembrano rifiutare dalla porta, cioè una presenza pubblica delle religioni in quanto tali, credo che a questo punto sia necessario porre un radicale e deciso altolà e motivarlo fino in fondo, dimostrando come storicamente le democrazie nascono combattendo, battendo in breccia queste pretese, anzi abrogandole, anche quando all'origine di una rivoluzione vi sono motivazioni e fortissime presenze di motivi religiosi, per cui dal punto di vista storico è proprio nella rivoluzione americana che io rintraccio la negazione radicale della religione nella vita pubblica. È il tentativo, il mio, di far vedere come ridare spazio alla religione nella vita pubblica non solo non aiuta le democrazie a superare le loro crisi attuali, ma può solo aggravare e rendere definitiva questa crisi della democrazia. La democrazia è il primo tentativo di porre fine a questa sovranità che viene dall'alto o dall'altro, dalla tradizione o da un'entità superiore, cioè da quello che noi oggi chiamiamo Dio. È un tentativo profondamente contraddittorio, perché ovviamente se l'insieme dei rapporti sono regolati da un'entità superiore, ciò giustifica il valore stesso di questi principi e di queste norme che non possono essere messe in discussione, si tratta di obbedirle. Se si rovescia questa tradizione millenaria con la pretesa di darsi da sé la propria legge, cioè questo poi è il significato di autonomia, ovviamente questa legge non se la dà un individuo o una realtà organica, se la devono dare una miriade di individui
che hanno volontà, opinioni, interessi spesso conflittuali fra loro, e quindi si pone quel dilemma di trovare una legge, una forma di coesistenza tra gli individui per cui ciascuno, obbedendo alla volontà generale, tuttavia non fa altro che continuare a obbedire solo alla propria volontà autonoma. Ecco, la sovranità di tutti e di ciascuno rompe radicalmente con tutte le idee precedenti di una sovranità di Dio, comunque di un'entità superiore, sulla vita organizzata degli uomini. Da questo punto di vista, se la democrazia rinuncia anche minimamente a quest'idea di sovranità, che è incompatibile con qualsiasi altra sovranità e quindi con qualsiasi presenza di una volontà divina nella vita associata, la democrazia rinuncia al presupposto dei presupposti.